Si è così scorretti e si tende a mistificare in questa maniera, andare con l'accetta, no? Cioè, ci ha sempre detto la sinistra che sono i populisti che semplificano, che cercano soluzioni semplici. Ecco, se poi invece dall'altra parte, quando si deve trattare certe cose, penso a Evola, penso al caso di De Angelis, si usa sempre la mannaia, la semplificazione, l'intolleranza, beh, se li si usa su queste cose, poi dopo non è che io mi fidi anche su altri argomenti. Punto e a capo. A Gressoney, in Valle d'Aosta, bellissima località della Valle d'Aosta, molto famosa per il turismo, per lo sci e queste cose, succede che è stato organizzato per sabato un convegno dedicato a quello che a mio avviso è uno dei grandi pensatori del Novecento, per quanto sia un pensatore complesso, che ha delle sfumature, che va maneggiato con cura, senz'altro, che è Julius Evola. Ovviamente, come prevedibile, proprio un riflesso condizionato, un tic subito insorge Lampi, dice che il convegno non va organizzato, che il comune non deve dare la sala, hanno organizzato ieri una controiniziativa con Gad Lerner e Alberto Cavaglion. E di nuovo polemiche con il presidente appunto dell'Ampi che dice: ma insomma, non, addirittura dice che è strano collegare la filosofia all'alpinismo. Perché di questo si tratta? Cioè, è un convegno, il fatto che Evola era un alpinista, ha scritto un libro molto famoso, no? Sulla metafisica delle vette, diciamo così, quindi un testo filosofico sull'alpinismo. Ora, a me che persino un convegno su Evola e l'alpinismo diventi una cosa così da censurare, insomma, mi suona un po' strano. E non è finita perché abbiamo Elly Schlein che dice è il momento di riprendere la legge contro la propaganda fascista, che credo che fosse il progetto poi di Emanuele Fiano ancora lì per punire ulteriormente tutte le forme, i sospetti di propaganda, che è una cosa anche lì, insomma, abbastanza inquietante. E infine, Dulcis in fundo, ieri si è dimesso da portavoce del presidente della Regione Lazio, Marcello De Angelis. Sapete la storia, prima aveva fatto un post sulla strage di Bologna dicendo, insomma, che lui non condivideva la verità istituzionale, la verità che sta nelle sentenze, diciamo così, no? E lui ne aveva un'altra. Forse è stata un'uscita improvvida, nel senso che se sei portavoce ovviamente ti è richiesto un contegno, diciamo, un silenzio, e però è anche da dire che, insomma, se non ne parlano le istituzioni di queste cose, tra l'altro noi abbiamo sentito un po' di persone su questo, cioè ci sono ampi margini di dubbio, diciamo, su quelle sentenze, e poi hanno cominciato nei giorni seguenti ad attaccarlo per il suo passato. Marcello De Angelis è stato un membro di terza posizione, è stato in carcere per la partecipazione a questo gruppo, peraltro non si è macchiato di atti terroristici, nemmeno il suo movimento, a dire la verità. Ha pagato il suo debito con la giustizia, cantava in un gruppo di cosiddetta musica alternativa 270 bis, e 40 anni fa ha scritto delle canzoni, insomma, che qualcuno può trovare discutibili. A me alcune piacciono, altre meno, ma insomma sono cose che erano note a tutti, cioè prima ancora che Marcello De Angelis facesse il parlamentare, eppure gli si ritirano fuori e lui ha dovuto, insomma, in un modo o nell'altro abbandonare. Io tutto questo insieme di cose lo trovo un po' preoccupante, perché a me va bene attaccarsi su insomma, questioni economiche, sui problemi geopolitici, sulla guerra, però Daniele Scalea, io ho questa sensazione che se si è così scorretti e si tende a mistificare in questa maniera, andare con l'accetta, no? Cioè, ci ha sempre detto la sinistra che sono i populisti che semplificano, che cercano soluzioni semplici. Ecco, se poi invece dall'altra parte, quando si deve trattare certe cose, penso a Evola, penso al caso di De Angelis, si usa sempre la mannaia, la semplificazione, l'intolleranza. Beh, se li si usa su queste cose, poi dopo non è che io mi fidi anche su altri argomenti. Cioè, l'atteggiamento è lo stesso. Se mi mentono, mi raccontano una parte della storia su cose tutto sommato di secondaria importanza, no? Come la vicenda di
di De Angelis, che non è che riguarda l'intera nazione, riguarda lui e il suo datore di lavoro. Però se mi raccontano balle anche su questa o usano questo metro così sommario su questa storia qua, figuriamoci sul resto. Che ne pensi? Allora, innanzitutto secondo me qui si incontrano due fenomeni che convergono, ma che in qualche modo sono un po' differenti, uno un po' più di vecchia data e specificamente italiano, l'altro un po' più moderno, internazionale. Quello più di vecchia data italiano è l'antifascismo, diciamo così. Nel 1945 ci furono delle misure contro il partito fascista, contro la possibilità di ricostituzione, contro l'apologia, eccetera, che in quel contesto erano giustificabili e giustificate. C'era stato 20 anni di dittatura, alla fine della dittatura vengono messe delle misure draconiane, non a caso anche come si dice, delle appendici temporanee, delle misure draconiane che servivano a evitare che ci fosse un ritorno di quella dittatura. Delle disposizioni dittatura. Transitorie, no? Scusami, non mi veniva il termine, sì. E poi ovviamente si può sindacare sulla ipocrisia del fatto che queste venissero utilizzate anche da chi auspicava un altro tipo di dittatura che è il comunismo, ma questo sarebbe un altro discorso. Ora, dal mio punto di vista, questo accanimento dal punto di vista legale, perché poi un conto è ovviamente la battaglia culturale che si fa contro il nazismo, contro l'antisemitismo, eccetera, un altro è quello puramente legale. Non credo siano più giustificabili a distanza di così tanto tempo, anche perché poi si prestano a varie strumentalizzazioni, ma è chiaro che per una parte politica della sinistra diventa più difficile rinunciarvi proprio perché si prestano a quel tipo di strumentalizzazioni, e quindi si può sempre dire l'avversario è fascista, nazista, antisemita, eccetera, e lo utilizzo per riuscire a zittirlo. L'altro filone invece, quello più contemporaneo, è il fatto che ormai la sinistra, anche quella post comunista, ha ritrovato una sua dimensione ideologica che è nuovamente totalitaria nel senso letterale del termine, cioè ritiene che la sua ideologia debba pervadere ogni ambito pubblico e privato, nulla può rimanere al di fuori di questa ideologia che potremmo dire del politicamente corretto o del wokismo, non c'è un termine univoco, e che è essenzialmente intollerante, cioè ogni dissidenza viene giudicata come un elemento di malvagità. Anche ogni dissidenza di sinistra, Daniele, perché io vorrei ricordare una cosa, cioè l'ultima, mi ha fatto ridere l'altro giorno, l'ultima accusa mossa ad esempio al generale Vannacci è stata quella che insomma sia un putiniano, no? Ora io ricordo che l'AMPI, all'inizio della guerra in Ucraina, fece una cosa, cioè uno dei presidenti, diciamo, non so se Pagliarulo, se presidente, direttore, insomma uno dei vertici, se ne uscì dicendo che secondo lui insomma la guerra era una cosa sbagliata, che bisognava guardare la storia del suo complesso e tutte queste cose qua. Immediatamente fu sommerso di insulti, cioè immediatamente il putiniano era diventato lui e lo trattavano come uno dei fascisti con cui, oppure presunti tali per lo più, anzi per lo più non sono fascisti, anzi sono insomma le lampi che li vede così, ma insomma fu trattato in quel modo, cioè come la sua associazione poi tratta gli altri. E a me questa cosa fa abbastanza impressione, perché si ripete, no? Cioè noi non è che solo con Evola fanno così. Hanno fatto così anche con Giorgio Agamben durante la pandemia, hanno fatto così con Massimo Cacciari perché si è espresso in una certa maniera sulla guerra, o con Moni Ovadia.